Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi qui siamo in compagnia di Anna Lucia Leonetti, che è una cantante molto brava, simpatica. Grazie. Che ci spiegherà come scrivere una canzone per l'estate. Allora, non lo sappiamo nemmeno noi. Cantare in libertà. Dunque, come scrivere una canzone per l'estate? Intanto una canzone estiva deve essere una canzone leggera, simpatica, ritmata, deve avere un messaggio, ma deve essere comunque velato, deve dare un messaggio, ma diciamo sotto le righe. Sì. E, sicuramente poi, per esempio, noi stiamo anche realizzando un video che deve essere molto movimentato, pieno di bella gente, gioventù, amiche, saranno le tue amiche? Sì, sì. Saranno carine. Amiche, amici. Amiche, amici. Amiche degli amici. E quindi fare un video anche simpatico, allegro, molto estivo, fresco, e noi abbiamo pensato di fare una canzone per l'estate. Com'è nata questa canzone? Innanzitutto, io so un po' suonare la chitarra, quindi prendendo lezioni da il maestro Strong mi stava insegnando appunto a fare gli accordi fa maggiore, fa minore e tutti gli altri, cioè maggiori e minori. E c'è una differenza sostanziale. Cioè, esatto. Il fa maggiore sulla chitarra utilizza il barré, si chiama, che vuol dire un dito su tutte le corde. E questo è il fa maggiore. La differenza tra un accordo maggiore e un accordo minore consiste soltanto nel dito centrale che si alza dalla corda, e questo è un accordo minore. Spiegando questa cosa alla Lucia, dicevo, allora, capito, maggiore così, minore così. E quindi ci veniva maggiore così, minore, e ci veniva solito così. È la cosa che ho imparato di più. Appena Anna Lucia ha visto sto dito così, ha detto, ah, scriviamo una canzone, perché mi serve questo video, perché devo, insomma, mandare un messaggio a qualcuno. Perché dovete sapere che Anna Lucia aveva un fidanzato. Sì. Che ha fatto? In poche parole, mia... Cornificato! Wow! Sì. Cioè, praticamente se n'è andato con un altro, avete capito? Cioè, nonostante fosse fidanzato con questa fotomodella, se n'è andato con... Vabbè, povero per... Fotomodella. Peggio per... Dai. Fotomodella, senza foto. Modella. Adesso è il video modello. Video modello. E quindi abbiamo scritto questa canzone che parla di questo tradimento, ma anche di una riscossa da parte di Anna Lucia, perché questo video si chiama appunto Spostati un po' in là. Perché lei un po' dice ormai è finita, quindi un po' lo manda a quel paese. Dopo aver finito, insomma, di scrivere questo pezzo, poi abbiamo scritto la storia, abbiamo scritto come è successo che questi due ragazzi si sono mollati, cioè che lei ha mollato il povero uomo, quello là. Povera me. E abbiamo deciso di andare in studio a registrare questa canzone. Abbiamo utilizzato soltanto la chitarra che ha suonato Anna Lucia e un bonghetto, un djembé. Che si scrive? Con la D. Con la D davanti. Del djembé. Ecco. E quindi abbiamo registrato questa canzone e dopodiché abbiamo deciso di realizzare un videoclip che sarà molto divertente, che insomma io vi invito a andare a vedere, perché uscirà prestissimo su questo canale che è... Che? Com'è questo canale? Favoloso! Che è Cantare in Libertà, non so come si chiama questo canale. No, è bugia, lo so, però pensavo... di dare un aggettivo? Esatto. È favoloso, pazzo, pazzo. Ok, e quindi uscirà prossimamente, oppure se questo video lo state guardando fra adesso, che è già passato un po' di tempo, è già uscito, quindi cercatelo, si chiama Spostati un po' in là. Spostati un po' in là.
Dunque, abbiamo detto che una canzone estiva deve essere molto leggera, che deve racchiudere un significato, però passare in modo velato. Ad ogni modo, questa canzone ha un significato molto importante, in realtà, soprattutto per Anna Lucia, perché l'ha scritto per comunicare comunque una cosa importante. E il messaggio, appunto, è che se sei stata tradita o tradito, non ti devi porre la domanda se sono io il problema o è lui. Tu non sarai mai il problema. Perché ovviamente tutta la ovviamente io, esatto, me lo sono posta questa domanda e... Perché mi ha detto colpa mia? No, non ho fatto proprio così, però vabbè. Però certo, sì, ti fai una domanda. Sì, perché comunque è una sensazione brutta questa. La classica, che cosa ha lei più di me? Esatto. Io vi dico che lei proprio di lei non aveva niente. Forse... Penso di essere una brava persona. Penso. Quindi ovviamente può capitare di essere traditi, perché sì. Quindi andate avanti e pensate che può capitare semplicemente senza farvi delle colpe. Questo voglio dire. Sì. Bene. E l'ultimo messaggio è che gli amici, appunto, ci sono sempre per chi... Cioè, sta perché male, sta vivendo o... un periodo in difficoltà, in questo senso. Quindi bisogna appoggiarsi su questa cosa qui. E mai chiudersi in se stessi. Esatto. E beh, certo, gli amici devono avere un ruolo importante. Mi raccomando, ragazzi, quando un vostro amico o una vostra amica viene tradito, cioè non è che soltanto tra di voi ridete, aiutatelo, perché è un momento che poi passa, Sì, vabbè. Passa tranquillamente, e però comunque riscatto. All'inizio poi oddio. Ne fai una forza. Bellissimo questo. E io ne ho fatto una forza. Fatti 5. Yeah. Pugno. Bene, siamo giunti al termine di questo video. Purtroppo. Io ringrazio Anna Lucia per essere stata grazie a lei, maestro. Ospite. Grazie a te. E insomma, spero che il video poi vi piaccia. Condividetelo sui social. Esatto. E che dire più? Alla prossima! Ciao! Ciao! Se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie!